diceva Gino, mio babbo prendeva una terra che parlava. È una missione di terra, non di due. Noi diciamo due, di fatto sono molto di più perché ci dipende anche dallo stato proprio, la consistenza. È la terra del luogo, infatti si fanno qui le teglie perché c'è appunto questa argilla qui. Questo è stato un mestiere che per generazioni ha permesso il sostentamento di molte famiglie. E ogni famiglia in qualche modo aveva perfezionato una tecnica, una selezione, eccetera. Quindi a modo suo era geloso del suo lavoro, della sua selezione. Quando ce l'hanno, non è che c'era scritto, ce l'hanno detto, ma noi non facciamo credere, poi grossolanamente ci hanno detto come fare. Poi per, lavorando insieme lo impari per forza. E proprio una nota anche Questo è di inferno, eh. rispetto. Non si può banalizzare sempre tutto. Fatto perché il lavoro non si è perso, perché l'ultimo che faceva smetteva, che era Pierino, il figlio di Rosella. Poi io non sapevo, noi siamo venuti a trovarlo così perché ho visto questo calendario ed era molto particolare con queste foto qua, vedi? Diceva, quello è Pierino che fa il Teggi, al Teggi, sai che è il Teggi? Ah, sulle teglie per qua c'era la pedina, qual è? Ah, però era una cosa che io non conoscevo. E gli chiedo se è ancora una cosa che c'è. Sì, ma penso che faccia ancora qualcosa. Mi ha enormemente incuriosito. E così è nata la storia. Da questo contatto occasionale da un calendario, ecco perché siamo qui. Ecco, questo, così dice, le è fundea. Perché si fa preme fondere, poi si fa l'urel, si fa la reccia e fa tateggia. Questo è il disciplinare che noi abbiamo. E noi siamo rimasti attualmente degli unici che, un po' di, diciamo, che portano avanti un po' questa tradizione. Purtroppo. Se fosse un po' di più sarebbe anche meglio.